quelle forme di ritiro che sono basate sui tratti di personalità. E questo credo che nel nostro gruppo di studio diciamo diventi un argomento molto fertile, cioè cercare di comprendere quelle dimensioni personologiche che quindi sono assolutamente in evoluzione ed emergenti in un bambino o non in un adolescente, ma soprattutto in un preadolescente. Allora lì forse ci giochiamo la partita dell'individuazione precoce di quei segni che possono farci pensare a una possibile evoluzione in tal senso. Bene però precisare che quando si parla di personalità, ancora oggi non c'è grande consenso del fatto che si possa parlare di personalità in un preadolescente o appunto in una condizione di prepubertà. Ognuno ha le sue idee rispetto a questo, non entro nel merito. Io credo che invece in qualche modo si possa parlare di tratti emergenti di, e nel caso di quello che oggi si sa delle caratteristiche personologiche dei soggetti che poi esitano in una condizione di ritiro, sono molto peculiari. Sicuramente nei racconti di queste persone vi sono dei sentimenti, loro esprimono un sentimento di estraneità e di esclusione che è già molto precoce nella loro vita, cioè che loro rimandano a stadi molto precoci della loro esistenza. Guardate che questo mina alla base il senso di intimità, la possibilità di entrare in intimità con qualcuno, con qualcosa, se volete anche con se stessi, e azzera, riduce, coarta la piacevolezza dello stare insieme agli altri. Questi aspetti vanno, sembrano essere, almeno anche gli studi convergono in questo senso, alla base della genesi di quegli stati mentali che sono stati mentali di non condivisione, stati mentali di non appartenenza, una sorta di, quindi un sentimento di alienazione che non può che sedimentarsi alla base di una personalità in formazione.